Ciao a tutti, sono Andrea Cavazzoni, preparatore e atleta di streetlifting. Andiamo oggi a vedere l'esercizio push-up a terra. Vedremo due varianti da utilizzare in ottica ipertrofia. I push-up a terra sono uno degli esercizi più utilizzati a livello globale. In ottica ipertrofia, una volta che un atleta diventa un po' avanzato nei push-up, quindi con un massimale circa di 50-60 ripetizioni, sarà sempre più difficile andare a ricercare dei miglioramenti estetici nel tempo. Con un massimale ad esempio di 60 ripetizioni, per andare a ricercare ipertrofia sul pettorale, sul deltoide e via dicendo, dovremo spingerci sempre su ripetizioni molto alte, quindi dovremo arrivare circa un RP 9, un RP 8, a volte RP 0, quindi a cedimento, cercare sempre di fare più ripetizioni, quindi necessita di un volume molto alto allenamento. Qual è il problema di questa metodica? È che richiede molto tempo, permettiamo con un massimale di 60 ripetizioni, dovrà eseguire magari delle serie da 40, poi può essere anche abbastanza noioso nel tempo, anche proprio mentalmente, no? E avere la preoccupazione di dover eseguire così tante ripetizioni potrebbe stancare, e sappiamo bene che in ottica ipertrofia l'aderenza al programma, quindi migliorare nel tempo un gesto, è fondamentale. Quindi se eseguite per qualche settimana i push-up e poi vi stancate, ovviamente non avrete risultati. Ecco perché queste due varianti che andiamo a vedere oggi possono essere utili per andare a sostituire quelli che sono i classici push-up liberi. La prima variante che andiamo a vedere è il push-up con il ROM aumentato. Mettiamo due mani sui bumper. Una volta che abbiamo appoggiato le mani, ci impostiamo come un normale push-up. Il concetto è che non dobbiamo aprirci troppo, non dobbiamo già ricercare un'adduzione delle scapole, perché poi si andrà a trovare durante la discesa. Quindi ci mettiamo in una posizione, si dice, tendenti all'adduzione. Petto avanti, spalle basse. Quindi immaginate di avere proprio una molla al posto del pettorale, caricare bene durante la discesa per poi spingere. Questa variante ovviamente rende più intenso il push-up, perché ovviamente avete più allungamento muscolare, quindi il pettorale sarà più allungato, il deltoide anteriore sarà più allungato e via dicendo. Di conseguenza l'esercizio è più complesso. Può accadere che durante la discesa perdiate tensione sui muscoli, quindi andrete a scaricare lo stress sulla capsula anteriore della spalla, quindi anche sui legamenti, e ricercherete magari un rimbalzo durante la stanchezza. Quindi non esagerate con la profondità, partite gradualmente con un bumper di 3-4 cm, poi passate a 10, poi a 15 e via dicendo, ma sempre in ottica di stabilità articolare, quindi mantenete le tensioni nei punti giusti, non andate a ricercare il rimbalzo, state sempre in setup articolare corretto. Se vedete che durante la discesa perdete il setup e le spalle vi vanno avanti, andate a rimbalzare, diminuite l'ampiezza del bumper, mi raccomando. La seconda variante che andiamo a vedere è una variante di push-up zavorrato. Quindi noi prendiamo un disco, ce lo posizioniamo sopra alle scapole e da qui ci impostiamo correttamente, abbassiamo le spalle, apriamo il petto, carichiamo e scendiamo. Quando arrivate circa 20 kg diventa un po' difficoltoso caricarselo, cioè oltre i 20 kg o che siete davvero molto molto forti, o se no comunque conviene chiedere a qualcuno di mettervi i dischi sopra la schiena. Ovviamente anche questa metodica, quindi della zavorra, ha un limite, perché una volta che arrivate sui ipotetici 40, 50, 60 kg di sovraccarico, diventa poi proprio scomodo eseguire il push-up. Avrete molto carico sulla schiena, dovrete stabilizzare tantissimo il core, di conseguenza sarà un pochino scomodo. La mia proposta è quella di unire queste due varianti una volta che sarete diventati esperti, quindi potrete mettere la zavorra e aumentare anche la profondità di discesa, cioè potrete unirle e avere uno stimolo ancora diverso. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, provate queste due varianti, mi raccomando gestitele bene nel lungo periodo per avere anche un ottimo riscontro a livello di ipertrofia muscolare. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo in un prossimo video.